da quella di buona fede, certo. Quindi a prescindere da quello che pensa Renzi, che poi non è vero che si parla di prescrizione da un mese, io vorrei ricordare che anche la Lega, quando era al governo con i 5 Stelle, era la ministra Bongiorno era stata molto dura nei confronti di questa norma che francamente lascia una spada di Damocle sopra la testa dei cittadini, fine processo mai, e francamente questa mi sembra una cosa assolutamente attiene alla giustizia, attiene all'umanità, ecco. Quindi francamente, a prescindere dai toni di Renzi, che ieri l'ho visto molto in forma, molto vestito casual, molto e a prescindere dai suoi toni, credo che sia la norma in sé a destare delle preoccupazioni. Ma credi che possa mettere a rischio Renzi non farà mai, ma figurati, che si era appena ripreso dopo le elezioni in Emilia Romagna. Ma figurati se Renzi fa cadere il governo, c'è una tornata di nomine importantissime adesso, c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, figurati Renzi, dove va col 4%? Lo sa benissimo anche lui che Bisogna chiedere a Renzi. Ma glielo chiederemo a Matteo. Allora, facciamo così. Comunque, veramente, dove va? Cioè, è chiaro che non ha nessuna intenzione. Questa domanda io la pongo fra un attimo.